Buongiorno, oggi parleremo della possibile riforma costituzionale in chiave presidenziale, presidenzialista, in chiave presidenzialismo o premierato, che dovrebbe rafforzare i poteri del premier. Ovviamente contrarie le opposizioni, il Partito Non Democratico ovviamente è contrario all'elezione diretta o del premier o del Presidente della Repubblica, il Movimento 5 Stelle, vabbè. Dopo l'ho detto il contrario di tutti, magari cambiano idea, ecco, per adesso sono contrari. Però, ovviamente, l'area antisistema, cos'ha da dire? L'area antisistema che vale 1 milione di voti, ricordiamolo, circa il 5%, alle ultime politiche. Premesso che la persona del video, l'avvocato Marco Mori, è una persona che seguo e stimo da diverso tempo e nulla cambia l'essere leggero disaccordo sulla riforma, che ancora non sappiamo il testo. Comunque lui, diciamo, che lascia intravedere dei possibili problemi per la tenuta democratica del nostro paese. Ricordiamo che i governi deboli, questa Costituzione è stata fatta in chiave, esperienza ventennio fascista, quindi in chiave antidittatoriale, diciamo come anticorpi democratici verso spinte autoritarie, totalitariste. Vediamo passo passo cosa ha da dire l'avvocato Marco Mori, candidato con Italexit, già credo Vox Italia, e adesso con Italexit, appunto, per l'Italia con Paragone. Quindi una persona che non potrà essere minimamente sospettata di essere un gatekeeper, beh, che ormai molti vedono gatekeeper ovunque, ma è sicuro che in questo caso non si tratta di un gatekeeper, ma di un vero antisistema. Analizziamo passo passo il suo video. Allora, buongiorno a Allora, buongiorno a tutti. tutti. Siamo di Siamo di nuovo nuovo alle alle riforme riforme costituzionali. costituzionali. Dopo Dopo Renzi, che Renzi, avevamo che avevamo fermato anni fermato anni fa, fa, ecco che ecco che stavolta è il turno stavolta è del il turno del centrodestra a centrodestra a provare provare nuovamente a nuovamente a distruggere quel distruggere poco quel che poco resta che della resta della Repubblica Repubblica parlamentare. parlamentare. Il Parlamento Il vi sta Parlamento vi sta veramente sulle veramente balle. sulle ba Stop. Distrugge ciò che resta della Repubblica parlamentare, distrugge ciò che resta della Costituzione. La Costituzione è stata distrutta quando è stato inserito il pareggio di bilancio in Costituzione. Vedremo se in seguito sottolineerà anche questo aspetto. Balla questa Balla questa gente, gli gente, sta gli sulle stanno balle sulle perché il balle perché il Parlamento Parlamento potenzialmente potenzialmente potrebbe potrebbe decidere decidere qualcosa di qualcosa di diverso diverso rispetto agli rispetto agli ordini ordini che che derivano arrivano fondamentalmente. fondamentalmente. Io ricordo che comunque il Parlamento, pur di salvare l'ordine retane sulle poltrone, sta votando il Conte 3 con i costruttori. Dal Dal vincolo vincolo esterno del esterno potere del potere economico e dal economico, vincolo dal esterno vincolo di esterno di Bruxelles. Bruxelles. E con E con Renzi, Renzi, appunto, si appunto, si cercava cercava effettivamente di effettivamente di arrivare a arrivare a questo. Il questo. Il referendum, quando referendum, ancora i quando ancora social i erano social erano potenti, ci avevano potenti, ci avevano consentito di consentito informare di gli informare gli italiani e di far italiani e di vincere, far insomma, vincere, insomma, un un voto per voto lo per lo stop a quella stop a riforma quella riforma costituzionale. E costituzionale, stavolta, stavolta, appunto, appunto, riparte riparte Giorgia Giorgia Meloni. Meloni. Cosa Cosa vogliono vogliono fare, fare in in sostanza? sostanza? Vogliono Vogliono accentrare i accentrare i poteri poteri sul sul governo, governo, che che ricordo nel ricordo nostro nel nostro ordinamento per volontà ordinamento dei. per volontà dei. Accentrare i poteri sul governo, quindi il pericolo fascista che nelle idee dei padri costituenti era che l'uomo forte o la donna forte al comando poteva creare spinte autoritarie, però sono passati
79 anni e circa, no, 45, sono 77 anni, circa 75 governi diversi, 68 anni, magari c'è qualcosa che non funziona, forse. Costituenti doveva essere un Costituenti doveva essere un governo governo debole, un debole, esecutivo, un de che? esecutivo da che? Degli ordini Degli del ordini del Parlamento. Parlamento. Questo era il Questo era il senso senso dal punto di dal punto di vista, vista, costituzionale di come era costituzionale stata, sviluppata la sviluppata nostra la nostra Repubblica. Non si Repubblica. voleva Non si voleva appunto appunto ripetere ripetere l'esperienza l'esperienza fascista e quindi fascista, un quindi un governo governo assolutamente assolutamente debole, debole, con con fulcro fulcro della della democrazia democrazia il il Parlamento. Parlamento. Cioè le Cioè leggi, le leggi, secondo gli idei secondo gli idei costituenti, non costituenti, dovevano non essere devono fatte essere di fatte urgenza, in d'urgenza, in nome nome del del fate fate presto, presto, sempre sempre legato legato ovviamente ovviamente alle alle questioni questioni di di carattere carattere economico, economico, ma ma doveva doveva essere essere fatte fatte semplicemente semplicemente se se c'era c'era la la maggioranza maggioranza del del paese paese a a volerle, volerle, dovevano dovevano essere essere fatte fatte nel nel dibattito, dibattito, dovevano dovevano essere essere fatte fatte nella nella discussione, discussione, a a volte volte anche anche aspra, aspra, e e dovevano dovevano essere essere fatte fatte rappresentando rappresentando per per intero intero il il popolo popolo italiano, italiano, quindi quindi non non con con leggi leggi elettorali elettorali che che deformano deformano la la volontà volontà popolare popolare in in modo modo che che pochi pochi possono possono governare governare su su tutti tutti gli gli altri. altri. Ma Ma secondo secondo un un proporzionale proporzionale puro, puro, senza senza soglie soglie di di sbarramento, sbarramento, questo questo è è un un solo solo sistema sistema elettorale elettorale costituzionale, costituzionale, che che rendeva rendeva quindi quindi il il Parlamento Parlamento lo lo specchio specchio di di quello quello che che c'era c'era nel nel paese. paese. Per Per cui cui era era possibile possibile legiferare, legiferare, era era possibile possibile fare fare delle delle scelte scelte soltanto soltanto se se lo lo voleva voleva davvero davvero il il 50% 50% più più uno uno del del popolo. popolo. Altra Altra garanzia garanzia delle delle leggi leggi elettorali elettorali che che consentivano consentivano il il fulcro fulcro democratico democratico all'interno all'interno del del Parlamento Parlamento era era chiaramente chiaramente il il voto voto di di preferenza, preferenza, che che hanno hanno poi poi eliminato eliminato con con un un parlamentare parlamentare che che dipende. dipende. Vede la Vede la sua sua elezione elezione che che dipende dipende dagli dagli elettori, elettori, ovviamente ovviamente un un parlamentare parlamentare che che tendenzialmente tendenzialmente dovrà dovrà assecondare assecondare il il suo suo elettorato, elettorato, non non fare fare quello quello che che gli gli dice dice la la segreteria segreteria del del partito. partito. E E anche anche questo questo chiaramente chiaramente non non piaceva piaceva ai ai gruppi gruppi del del potere potere economico economico e e finanziario. finanziario. Si Si vogliono vogliono dei dei nominati nominati in in Parlamento Parlamento perché perché il il nominato nominato schiaccia schiaccia il il bottone bottone così così è è rieletto, rieletto, se se non non lo lo schiaccia schiaccia metteranno metteranno un un altro altro a a premere premere il il pulsante pulsante al al suo suo posto. posto. Con Con il il voto voto di di preferenza preferenza di di fatto fatto tutto tutto questo questo non non è è possibile possibile perché perché quando quando torni torni a a presentarti presentarti agli agli elettori elettori sei sei fatto fatto qualcosa qualcosa di di diverso diverso da da quello quello che che era era gradito gradito al al tuo tuo elettorato, elettorato, ovviamente ovviamente il il partito partito può può fare fare quello quello che che vuole, vuole, ma ma tu tu non non rientrerai rientrerai mai mai in in Parlamento. Parlamento. Questo Questo era era lo lo schema, schema, quindi quindi la la democrazia democrazia appunto. appunto. Sui Sui nominati nominati ha ha ragione. ragione. Di Di fatto fatto non non decidiamo decidiamo nulla, nulla, non non decidiamo decidiamo i i parlamentari, parlamentari, non non decidiamo decidiamo il il Premier, Premier, non non decidiamo decidiamo nulla. nulla. Cosa Cosa che che sapevamo. sapevamo. Contro Contro la la democrazia democrazia nel nel Parlamento Parlamento il il governo governo debole, debole, che che linea linea di di principio, principio, ve ve lo lo ricordo, ricordo, dal dal punto punto di di vista vista costituzionale, costituzionale, il il governo governo non non può può legiferare. legiferare. La La formula formula costituzionale costituzionale è è costituzionale costituzionale negativa. negativa. Il Il governo governo non non può può emettere emettere atti atti aventi aventi forza forza di di legge, legge, fatto fatto salvo salvo il il caso caso appunto appunto della della straordinaria straordinaria necessità necessità e e urgenza urgenza che che consente consente l'utilizzo l'utilizzo di di decreti decreti legge legge che che non non riguardavano riguardavano l'economia l'economia o o le le altre altre stupidaggini stupidaggini che che vengono vengono elevate elevate nell'emergenza, nell'emergenza, tipo tipo l'emergenza l'emergenza Renzi. Renzi. Riguardavano Riguardavano nell'ottica nell'ottica costituzionale, costituzionale, calamità calamità naturali, naturali, eventi eventi clamorosi clamorosi che che dovevano dovevano in in quel quel caso caso giustificare giustificare un'azione un'azione immediata immediata del del governo, governo, poi poi c'era c'era il il discorso discorso della della conversione. conversione. Questo passaggio ha ragione, sono cose anche ovvie, ma anche un po' obsolete vista la Costituzione italiana, visto il sistema di fare politica degli ultimi 20-30 anni. Da parte di un Di un Parlamento, Parlamento, però non di però non nominati, quindi nominati, era un quindi era un Parlamento che era Parlamento sovrano rispetto sovrano all'esecutivo. rispetto Oggi all'esecutivo. Oggi si si vuole vuole snaturare snaturare il il tutto, tutto, in in nome nome del del fate fate presto presto si si vuole vuole un un potere potere centralizzato, centralizzato, che è che è espressione espressione sempre sempre della della minoranza minoranza del del paese, paese, come come oggi oggi la la Meloni, Meloni, perché perché poi poi in in definitiva definitiva comunque comunque sì, sì, ha ha preso preso più più seggi seggi all'interno all'interno del del Parlamento, Parlamento, ma ma non non è è la la maggioranza maggioranza reale reale del del paese, paese, la la popolazione popolazione non non è è da da quella quella parte parte di di maggioranza maggioranza e e vuole vuole comunque, comunque, nonostante nonostante questo, questo, avere avere potere potere assoluto assoluto per per poter poter fare fare tutte tutte quelle quelle riforme. riforme. Nessuno ha preso il 51% e nemmeno la DC dei tempi d'oro. Che Che chiaramente chiaramente non non sono sono quelle quelle che che vorrebbero vorrebbero fare fare loro, loro, sono sono quelle quelle che che gli gli ordinano ordinano dall'alto dall'alto Bruxelles e i Bruxelles e i potentati potentati economici economici internazionali. internazionali. I poteri forti. Ma fino adesso è un governo che si sta abbastanza scornando con Bruxelles, ogni 2x3 viene criticato anche dai governi, diciamo, degli altri paesi. Sta comunello con i poteri forti. Boh.
l'Ucraina a parte. Quindi a questo serve poi fondamentalmente un esecutivo forte, un premierato. Serve per fare quello che avete visto accadere anche in Francia, dove un Parlamento può essere contrario alla riforma delle pensioni, ma il pirla di turno che hanno eletto a sovrano universale la fa. In Francia il Presidente della Repubblica non è sottoposto a fiducia, il governo sì. L'intercambio del Premier, ma non il Presidente della Repubblica, è un presidenzialismo, sempre presidenzialismo, ma è diverso. Sto paragone con la Francia, comunque dura dai tempi di De Gaulle. Non mi pare che la Francia sia caduta proprio in disgrazia. Come tutti, senza infamia, senza lode, con tutte le democrazie occidentali. Lo stesso, Lo in stesso, spregio in al spregio al popolo e in popolo favore e in del favore potere del potere economico, che economico, chiaramente che ci chiaramente ci ricatta, ricatta, sempre tra sempre, virgolette, tra ricordiamolo virgolette, anche in questo ricordiamolo video, anche in perché non questo abbiamo video, la perché sovranità non abbiamo la monetaria, sovranità monetaria, perché solo perché per solo questo per lo questo Stato lo oggi è Stato oggi ricattato. ricatta. La sovranità monetaria di fatto persa nell'81, poi definitivamente con l'euro, sì, su questo punto ha ragione, ma non è il governo questo che può fare certe scelte radicali, c'è Forza Italia all'interno. La cambiale PNRR firmata dagli antisistema, ex antisistema dei 5 Stelle. Stabile dei privati, se lo Stabile Stato dei privati, mettesse se lo Stato moneta mettesse come moneta ovvio e come come ovvio come normale, lo normale, Stato ha il lo diritto Stato ha il di ultima diritto parola, di ultima quindi parola, nessuno quindi potrebbe nessuno potrebbe ricattarti dal punto di ricattarti vista dal punto di vista economico. economico. Invece lo Invece lo sappiamo, così sappiamo, non così è. non è. Sarà quindi Sarà quindi fondamentale fondamentale esaminare esaminare attentamente il attentamente testo il che sarà testo che sarà proposto, che sarà proposto, che sarà un'autentica un'autentica porcata al porcata al pari. pari. Sarà il caso di esaminare attentamente il testo, quindi ancora non l'abbiamo letto e non sappiamo di cosa si tratta. Se il problema sono i più poteri ai Premier, amico caro, stavolta hai toppato. Quella della Quella della deforma di deforma di Renzi, che Renzi, era la che era deforma la di deforma JP di Morgan, JP come lo Morgan, sarà come lo sarà stavolta, quindi stavolta, arriva da quindi lì, arriva da lì. e dovrebbe. JP Morgan, i poteri forti. Fare una Dobbiamo battaglia fare una battaglia informativa molto informativa pesante molto per pesante cercare di per fermarli. fermarvi. Tenteranno come al Tenteranno come solito al le solito le maggioranze bulgare per maggioranze evitare il bulgare per evitare il referendum, referendum, speriamo che non speriamo sia che non sia possibile, e a possibile, quel e a punto quel poi punto poi nuovamente di nuovamente stoppare di tutto stoppare tutto questo. questo. Non fatevi Non poi fatevi prendere poi in prendere giro, in mi giro, mi raccomando, sul raccomando, sul discorso discorso della della governabilità. governabilità. La La governabilità governabilità è è un un disvalore, disvalore, non non è è un un valore valore in in democrazia. democrazia. Nessuno Nessuno deve deve governare governare una una democrazia. democrazia. La La governabilità governabilità è è un un disvalore. disvalore. Quindi in Sud America, che hanno cambiato tante volte ordinamento, colpo di Stato, stanno bene. Boh, questa è una boiata pazzesca, una fregnaccia. Ovviamente non è che è di patto che devono governare per forza 5 anni, ma una certa stabilità nei limiti del possibile, visto che un solo governo, una sola legislatura è terminata in 5 anni, un solo governo, o meglio, un solo governo, le legislature che sono finite 5 anni ci sono state, pure quella 13-18, in maniera anche un po' strana. L'unico governo, l'unico premier che ha dato 5 anni è stato Berlusconi dal 2001 al 2006, tanto con un impastino nel 2005. Se preferisci avere 75 governi in 68 anni. O 68 in 75, se preferisci avere tutti questi governi, 70 governi in 70 anni, va bene. Democrazia. Nessuno. Nessuno. Non c'è. Non c'è.
mi correggo, 68 governi in 75 anni, dal 47 al 2022. Un limite se non il consenso popolare alla gestione della democrazia. La democrazia deve prendere delle decisioni se lo vuole il 50% più uno del popolo, non se lo vuole una minoranza che viene elevata al governo del paese semplicemente da sistemi che distorcono i principi di rappresentatività democratica. Soltanto nel dibattito devono essere fatte le scelte. Questa è la democrazia. Se non vi piace la democrazia e volete dell'altro, allora siete intimamente fascisti e vi va benissimo. Certo che da uno ex esponente di Casa Pound accusa a parlare di fascismo, accusare gli altri di fascismo, ma anche no. Portare avanti dei governi che accentrano il potere nelle mani di pochi. E tradotto, i fascisti non sono quelli di destra, i fascisti sono quelli di sinistra, sono uguali deboli, PD. Sì, su tutto uguale, su tutto l'odre. La retorica dei 5 Stelle. Quindi il grillismo l'abbiamo avuto, il pericolo fascismo l'abbiamo avuto prima, di volere forte, c'è tutta la retorica degli antisistema. L'Italia, Lega, tutto l'arco parlamentare è da quel punto di vista ancorato a questo tipo di discorso e servono appunto i poteri economici e finanziari. Quindi cerchiamo assolutamente di dare un freno a tutto questo, dobbiamo lavorare per stopparli perché sarebbe un ulteriore passo verso la distruzione della Repubblica, un'impossibilità poi addirittura con maggioranze parlamentari di intervenire. In realtà poi, e qui vado a chiudere, uno degli elementi che a loro interessa molto è, sanno che prima o poi entrerà un vero dissenso in Parlamento, noi prima o poi entreremo in Parlamento, le forze del dissenso sapranno trovare una quadra, si creeranno altri partiti, insomma in qualche modo prima o poi entreranno, sicuramente siamo tanti, ma se a quel punto tu hai fatto il premierato, tu in Parlamento sei completamente irrilevante. Sei inutile, non puoi fare niente, tanto il premierato va avanti lo stesso, cioè la minoranza riuscirà a metterti sotto e a contenerti, a controllarti. Veramente comunque un premierato sarebbe vincolato comunque dalla fiducia. Se non fosse così, allora magari ti darei ragione. Sulle forze del dissenso che entrano in Parlamento, assolutamente, credici, fin quando vi dividerete in 6, 7, 8 liste per volta, sicuramente entrerete in Parlamento. Si è visto a settembre, cioè, siete entrati in Parlamento. Quindi un ulteriore gradino in più di tanti strumenti di controllo che già ci sono, perché già oggi la democrazia è stata disarticolata, demolita nel paese, ma che contribuirà ulteriormente a rendere. C'è il pareggio di bilancio in Costituzione. È più difficile la scalata di chi vuole ripristinare la democrazia costituzionale nell'ottica della Costituzione del 48 che questi ignoranti calpestano per servire, lo ripeto, i poteri economici sovranazionali. Un caro saluto a tutti voi e un caro saluto anche a Miss Aspen, ovviamente mi riferisco a Giorgia Meloni. Miss Aspen, ma che differenza c'è con la sinistra, con i 5 Stelle e l'AI antisistema? Praticamente nulla, solo il luogo comune sulla Meloni, la Meloni liberista, tutti siamo liberisti, siamo tutti liberi ora pure il pericolo fascista, l'accentramento di burberi forti. E ora leggiamo i capolavori, gli autentici capolavori che sono i commenti in questo video. Io inizialmente avevo commentato, ma mi sono astenuto poi dal commentare, fare polemica, non con Marco Mori, su Twitter mi ha risposto, lo ringrazio, eccetera, ho voluto sentire le sue ragioni proprio per questo. Vediamo i capolavori. A questo punto la disobbedienza civile è un dovere, dobbiamo proteggere noi stessi e soprattutto le generazioni future. C'hai pareggio di bilancio in Costituzione, doveri.
Vabbè, poi è stato abolito l'articolo 18, il governo Monti, il governo Draghi. Grazie avvocato, lei ci dà ancora speranza, bla bla bla, non dimentico, negli ultimi 3 anni è stata messa a mano la Costituzione per ben 47 volte. Questo è vero, forse l'unico commento intelligente. Spiegato benissimo, chiaramente vanno fermate, fatti eleggere. Questo è uno dei migliori, fece. Pure la Coprolalia, grande marchio, grandissimo avvocato, spiegabile un ritorno all'elezione costituzionale con scelta candidata con la dopoguerra, sbarramento 2%. Io lo sbarramento lo toglierei, per esempio. Il popolo sta svegliando, hanno paura, sì, il popolo sta svegliando. Si è visto alle ultime elezioni, il PD ancora prende il 17%, 5 Stelle il 15%. Che disgrazia sta nazione, sta politico di questi mostri! Ma cosa possiamo fare? Non fa niente a nessuno. Si è vista le ultime elezioni. Cosa avete fatto? Meloni, che delusione! Siamo in dittatura! Ma io vi manderei pure. Vi manderei in un paese dittatura. Vi manderei in Cina quando parlate di dittatura, guarda, come quelle che parlavano di dittatura sanitaria. Insomma, imposizione sanitaria. Una volta salito al potere, va imperterrita, sorridendo, acconducente alla von der Leyen. Peggio di Renzi la Melona, anche questa cosa di storpiare cognome, la Melona. Ok. Melona quale Soros, se vabbè, tutti con la teoria del complotto. È stato messo in piedi il sistema di missioni, non sarebbe molto meglio un governo diretto al... Ah, questo è intelligente. Risposta logica parlamentare, il Parlamento rimane, rimane, rimane. Saletto. Questo è bravo. Bravo, bravo, bravo. Ciao, Egg. Tazzi, avvocato, la ringrazio, ringrazio tanti nickname, ringrazio tanti nickname per il tema, una cosa soltanto da mettere in atto, fuga da questo paese, corrotti, qui c'è proprio il non plus ultra della retorica grillina, tutto l'altro dei corrotti, commento finale, pur ritenendo l'avvocato Marco Mori, assieme ad Amodeo e Bianchi, uno dei massimi esponenti dell'area antisistema, Matteo Grandi, scusa se dimentico qualcuno, sono i pochi che ormai seguo, abbandonato quasi tutto, democrazia sovrana e popolare, da quando è passata l'Italia, la democrazia sovrana e popolare, Rizzo ormai, una cosa buona, due no, Toscano, Opp del suo canale YouTube, insieme a Renzi, Trombetta, anzi, Trombone, Gilberto Trombone, lasciamolo perdere, facciamo debito, il liberismo, questo governo, che politica sociale l'ha fatta, non sarà della riduzione del cuneo fiscale, la flat tax, politica sociale, comunque aiutano le imprese, piccole imprese, non mi pare che ci siano ricchi fino, se fanno la flat tax fino a 75.000 euro, 85.000 euro, non pare che siano ricchi. Non mi pare che siano di forza dei ricchi, il POS non obbligatorio, poi questa è saltata a 60 euro, sì, a 60 euro, non mi pare che l'evasione, il tetto al contante, non mi pare che aiuti i ricchi, neanche l'evasione, politica sociale, il reddito di cittadinanza è stato separato tra lavoro e assistenza, ricerca lavoro e assistenza, messo in atto come se funzionerà o meno, peggio di quello difficilmente farà, assegni familiari aumentati, si cerca di incrementare le minime, quindi qualche politica sociale rivolta alle piccole imprese è stata fatta, liberismo. Critica alla Meloni, il cieco schierarsi con l'Ucraina e con le sanzioni alla Russia, ma siamo dentro la NATO e un pochino di pugno di ferro verso le politiche economiche dell'Unione Europea, non solo scontrarsi con l'Unione Europea sulla questione dei migranti, ma anche su altro, su questioni economiche. Qualcuno all'interno della maggioranza c'è, il discorso di Rinaldi all'Europarlamento, il solito Borghi, anche se dicono che si sono imborghesiti, scusate il gioco di parole, poi Salvini e Salvini, può dire. È capace di dire, disdire, disfare, fare qualsiasi cosa.
interessante la gestione del PNRR, che ripeto è una enorme cambiale, ricordando che la costituzione più bella del mondo, e questa retorica della BIP, ha comunque il pareggio di bilancio in costituzione, ha comunque permesso l'abolizione, il Jobs Act, l'abolizione dell'articolo 18, ha permesso delle riforme elettorali che definire legge elettorale, definire DM, definire schifose è un complimento. L'ultima, praticamente non si decide neanche la preferenza, sì, c'è un parvenza di preferenza maggioritaria, ma di fatto sono sempre nominati da loro. Non capisco questa paura delle riforme, vediamo. Venga fatto il disastro, ci saranno nuove elezioni, la Meloni verrà sonoramente battuta e avremo gli antisistema, avremo, che so, Gilberto Trombetta Premier, Marco Rizzo Premier, Marco Mori Premier, il governo Paragone, non so, Matteo Brandi magari. E vediamo a sto giro se ci comporteremo o si comporteranno meglio dei 5 Stelle, che hanno fatto, appunto, funziona, 4 anni di governo con 3 maggioranze diverse, con Conte l'unico premier con 2 maggioranze diverse, a mia memoria, forse nemmeno Andreotti, che DC levate proprio. Infatti Grillo ha scritto, non è l'elisir di lunga vita il premierato, no, l'elisir è allenarsi con tutti, la garantia di rimanere al governo e allenarsi con tutti. Detto questo, buon proseguimento, leggeremo il testo, vediamo se avrà ragione Marco Mori, se avrò ragione io nelle mie perplessità nei confronti dell'esimio avvocato, avrà ragione lui o avrà ragione per l'ennesima volta questo governo. Ok, passate parole.